Signori, signori, siamo online, bentornati allo streaming. Adesso tolgo l'audio che ho sbagliato e ce l'abbiamo fatto, ho imparato il trucchetto. Oggi sono arrivato alle 3 giuste e anche, come avete visto, ce l'ho fatta a mettere quel cosino di intro iniziale. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Mi sto un po' accorgendo, c'era l'eco perché avevo l'audio attivo delle casse. Ottimo, ottimo, ottimo. Oggi, perfetto, oggi mi sentite tutti, ci siamo. Man mano sto capendo. Vi faccio anche vedere una cosa, vediamo se ho capito anche come funziona questa, perché venerdì, con questa schermata, che adesso dovrebbe attivarsi, eccola qui, con questa schermata diamo inizio ai gameplay. Iniziamo con un gameplay semplice, non portiamo subito quello che tutti mi avete chiesto, ma portiamo un'altra cosa che mi avete chiesto nella precedente live, ovvero venerdì alle ore 3, sempre qui su Twitch, cominciamo LEGO Star Wars. Che una cosa semplice. Così si parte, qui al centro vedrete ovviamente il gioco, sarà anche leggermente la parte con la chat a schermo e proviamo un po' a vedere. Così sperimento e quando poi faremo Jedi Fallen Order avrò abbastanza esperienza sia come impaginazione, diciamo, che come parlato. Facciamo qualche prova, va bene? Quindi portiamo LEGO Star Wars, la saga completa. Iniziamo dalla trilogia, facciamo i primi due livelli di episodio 1, la minaccia fantasma, e poi man mano lo finiamo, lo ricarico comunque sul canale YouTube. Mi hanno detto, inoltre, torniamo con l'impaginazione normale, mi hanno detto che su YouTube è proibita la parola. Non so se sia vero, perché non... Per fortuna non mi è successo niente, non mi hanno cercato di bloccarmi in alcun modo, però allora starò più attento, grazie per chi me l'ha scritto, e semplicemente vi dirò diretta ore 15. Allora, devi dire sito viola, Emilio. Vabbè, sono piccole parentesi di politica, più che altro che non è che violi qualcosa, vai a violare il codice, credo che sia una cosa di spam, che porti le persone fuori dal sito. Io comunque ho caricato nelle ultime due settimane un video al giorno, tra cui sabato e la domenica, non dovrei quindi avere di questi problemi, infatti non li ho avuti per ora, però mi è stato detto di fare attenzione, quindi faremo attenzione. Oggi, prima di rispondere alle vostre domande che sto già leggendo, vi racconto un piccolo aneddoto, perché mi è venuto in mente prima, ho ricevuto, mentre preparavo il pranzo, ho ricevuto un commento di una persona che mi segue, che conosco più o meno dal vivo, e mi ha messo un'ansia addosso perché mi fa: ma ha visto praticamente su Instagram che ho condiviso me da D'Urso, in realtà con la mia faccia, e si vede che è andato poi a vedere quanti seguaci avevo. Mi fa: ne hai più di 500, ma hai ansia? Ho risposto: no, non ho ansia. Ah, ma io fossi in te ce l'avrei, perché metti che ti venga un attacco di panico. No, non dovrei averlo. Ah, avete visto? È comparso. Hello there, che la forza sia con te. Benvenuto. E mi ha messo comunque un'ansia addosso quando ho finito la chat, perché ho detto: metti che davvero mi venga un attacco di panico, che cosa faccio? E allora in realtà ho ripensato alle ansie che avevo al liceo. E al liceo in particolare, ero tornato alla quinta liceo. Nell'estate il professore aveva chiesto a tutti di portare un dipinto olio su tela, un autoritratto. Quindi primo giorno della quinta superiore arriviamo a discipline pittoriche. C'era Alberto, il mio amico, che parlava un po' tutto in dialetto e mi diceva, era preoccupato, stava sudando freddo, diceva: no, il professore mi ha proprio paura. Hai visto qua della Marta? Te che veste? Hai visto quella della Marta? Il mio è brutto rispetto al suo. Infatti la Marta aveva una mano impeccabile, era una pittrice nata ed era agitato per questo, e continuava a dirmi: come faccio? Al che gli viene in mente: non ha chiesto di vedere il mio. E lo faccio vedere, io ero calmo in apparenza, gli faccio vedere questo dipinto a olio e lui rimane a bocca aperta. Perché? Perché avete presente Bill, l'omino quello stilizzato di Facebook? Ecco, era una cosa del genere, con una sorta di parrucca per ricordare i miei capelli neri. Avevo copiato il viso da L di Death Note, quindi era una sorta di manga a olio, una cosa veramente oscena. E lui mi guarda e mi fa: pota MS, a che te canano qui, eh?
Vai a casa, brucia, va baita. Mi dava per spacciato, ma era ovvio, cioè il rispetto a tutti gli altri io non potevo equivalere. Avrebbe dovuto salirmi l'ansia. E invece no, ho aspettato, chiama tutti gli altri, professore, Marta. Marta arriva col suo quadro, tra l'altro lei gli faceva di dimensioni enormi, noi avevamo dei quadrettini, lei dimensioni enormi. Il professore arriva, la adorava. Rimane lì a guardarla. 30-40 secondi le fa: Marta, io non so più che cosa dire con te, eccellente, appendilo qui in classe, fai vedere quanto sei brava a tutti quanti, perché è meraviglioso. Passa, le dà 10, passa. Marta c'era, non so, Giovanna, Laura, 8, 7, 7 e mezzo, 6, 7 più, 9, 9 e tre quarti. Arriva Alberto che si alza, era a lato mio, si alza, era agitatissimo. Le nostre classi erano strette ma lunghe, quindi si fa quei 12 metri, sudatissimo, arriva, il professore guarda, era severissimo il professore, quindi avevamo un po' paura di lui. Va bene, dai, 6, lo manda al posto. Io sono alla Viva Lotti, quindi ero uno degli ultimi, sono visto arrivare tutta l'eccellenza, toccava a me. Mi chiama Emilio, mi alzo, prendo il mio quadro sotto braccio rivolto verso di me, non verso di lui, non volevo farlo vedere al professore. Il problema è uno: l'olio, i dipinti a olio su tela ci impiegano un casino a seccarsi, non lo sapevo, l'avevo finito il giorno prima, quindi l'ho appoggiato in una bella maglietta, già faceva schifo, orribilante, in più c'era la macchia del vestito, aveva lasciato la texture, una cosa oscena. Allora arrivo ed io lo volto, glielo faccio vedere. Lui rimane lì, era a bocca aperta per questo quadro, aveva lo stesso sguardo più o meno ammaliato di come nel quadro di Marta, solo che il quadro di Marta aveva visto il paradiso, nel mio l'inferno, e non diceva niente, rimaneva lì. Io ero praticamente bloccato, paralizzato, in panico, però simulavo bene, avevo questo sorriso, perché sapevo che se avessi parlato sarebbe esploso, perché era lì pronto che cercassi una scusa. Non ho avuto tempo, come facevo a dirglielo? Tutta l'estate per poter fare il dipinto olio, no, non ho avuto tempo, non esiste. Sono rimasto zitto. E che mi fa: che voto dovrei darti per questo? Hai visto quelle degli altri? Benvenuto, d'arte Grazius, che la forza sia con te. E mi fa: che voto devo darti? Ma io sono rimasto sincero, gli faccio: guardi, in confronto con gli altri, quello di Marta era bellissimo, ha fatto bene a darle 10. E se guardiamo il livello di voto, l'ho consegnato 2, giusto? La consegna è 2, è il voto minore. Facciamo 3 se è buono. Però io ho fatto qualcosa che nessun altro ha fatto. Mi fa: che cosa? Era curioso, no? Vai avanti, parla. E io ho fatto un'esibizione artistica. Perché sì, a parte quello di Marta, che lei ha guardato quanto, 20-30 secondi ammagliato. Tutti gli altri, sì, ha dato il voto 8, 7, 6, 5. Il mio, per quanto l'ha guardato 40-50 secondi, ha provato un'emozione. Buona o negativa che fosse, comunque l'arte è fatto per quello. Io credo che il pittore o comunque l'artista faccia l'arte per se stesso, per dare delle emozioni all'altro. Lei ha provato un'emozione in ugual modo. Quindi valutato, per valutato mi merito 2 rispetto agli altri, ma valutato nel senso artistico 10. Non mi ha dato 10 ovviamente, però mi sono guadagnato il 6 e io fiero me ne torno al banco, anche perché gli ho detto: guarda, anche la macchia qui l'ho fatta sul vestito olio, no? Però c'è una storia, in futuro racconterò una storia, 10 anni di più, penso che siano ormai, quanto mi sono... 10 anni circa, sì, mi sono diplomato 10 anni fa, 10 anni dopo vi racconto la storia, quindi era anche vero, sono stato onesto con me stesso. Sì, ho saputo vendermi bene, ce l'ho fatta gestire l'ansia. Nel frattempo do il benvenuto a un altro che è venuto scritto, spero vi piaccia, l'ha fatta mio fratello Stefano. E detto questo piccolo aneddoto, abbiamo rotto il ghiaccio oggi e possiamo parlare di qualcosina, dai.
Allora, ho letto prima se sono di Brescia. Sì, sono di Brescia, scusate però l'interpretazione perché il bresciano non lo parlo, il dialetto, faccio una fatica. Infatti anche al bar quando trovo magari l'anziano che mi chiede di servirlo e parla in dialetto bresciano io non lo capisco. Ho vissuto gran parte della mia vita a Brescia, però mi sono laureato a Bergamo e i valoti discendono da Bergamo, quindi cioè, qualcuno mi ha scritto la scorsa live, mi fa: "Ah, io sono bergamasco, c'è cioè la rivalità Brescia-Bergamo". No, non l'ho mai sentita, io mi considero 50-50 e l'unica partita di calcio che ho visto è Brescia-Atalanta. Se la davano di santa ragione, non so perché mister abbia voluto portarci qui, noi piccoli, andavamo a calcio, quinta elementare, ha pensato bene di portarci a vedere Brescia-Atalanta, con gli ultra che si menavano dalla mattina alla sera. Forse non ci sopportava, ci voleva morti, ora mi viene il dubbio. Ma perché il professore aveva la voce di Palvati? Avevo finito le altre voci, mi dispiace. No, non lo so, in realtà, poverino, non aveva la voce così. Non ricordo che voce avesse, ma mi è venuto Palpatine, forse in tema. Allora, Emilio, hai letto le cronache del ghiaccio e del fuoco? No, volevo farlo, cioè, non è vero. Elover, non è vero, l'ho letto, ma molto prima che uscisse il Trono di Spade, che ero ancora ragazzino, dopo aver letto Il Signore degli Anelli, tipo a metà anni 2000. Non sapevo fosse il Trono di Spade, l'avevo completamente dimenticato. Quando poi ho recuperato lo scorso anno la serie televisiva, guardando le prime stagioni, io sapevo la storia. Non capivo il perché. Sì, avevo letto quindi i primi romanzi. Non so fino a dove li abbia letti, non li ricordo quasi nulla perché avevo 13-14 anni. Li vorrei recuperare però. Quello sì, prima o poi li vorrei recuperare. Aspettative per la serie TV su Kenobi? No, la faranno? Perché siamo passati a dire sì, facciamo 8 episodi, poi la sceneggiatura è debole, ne facciamo 6, poi si è rimandato una cosa e l'altra, alla fine sembra che esca una cosa di 2 ore, tanto vale fare uno spin-off cinematografico di 2 ore. Non lo so, speriamo. Sì, è confermato, Obi-Wan Kenobi. Sì, avevo visto anch'io che. Ma l'uscita la sappiamo però, perché quello continuano a rimandare. So che The Mandalorian, sappiamo già l'uscita della seconda stagione. Lo spin-off su Obi-Wan Kenobi, me l'hanno detto ancora. È uscito Rogue One e già giravano le voci su questo possibile spin-off. Però io non so ancora la data. Ma c'è religione in Star Wars? Ce ne sono tante di religioni in Star Wars, sì. Tra cui quella Jedi e quella Sith sono comunque due religioni. Poi c'è, ad esempio, i custodi dei Whirs, varie religioni, ogni pianeta comunque una sua simbologia meno analizzata, ma adesso mi viene in mente qualcosa di simbologia anche in Rebels, che l'ammiraglio Thrawn, riguardo Ryloth, conosceva leggermente la cultura da piccoli indizi culturali, oggettistica. Hai letto qualche libro di Philip K. Dick? Personalmente il mio autore di fantascienza preferito. Abilate 49? Sì. Assolutamente, è geniale. È Dick sotto molti aspetti o è folle o geniale, non ho ancora capito. Un po' entrambi. Creazione e follia sono sempre lì, c'è una linea molto sottile. E lui effettivamente, per quanto folle, era anche geniale. È uno dei miei autori preferiti, sì, ma credo che Frank Herbert lo batta. E anche Dick aveva parlato molto bene del ciclo di Dune. Nonostante comunque Dick sia uno dei maggiori esponenti, diventato famoso purtroppo dopo la sua dipartita, come tanti altri, verso gli ultimi anni, quando fecero, diciamo, verso gli ultimi film, Blade Runner, lui forse è rimasto in vita a vedere la produzione, non l'ha mai visto al cinema, esattamente come Frank Herbert non ha mai visto Dune, se non ricordo male, magari confondo. E mi confermano, Rex mi conferma che anche i Lasat hanno religione. Sì, più o meno tutte le specie hanno la propria religione. E l'impero voleva abbatterla. Perché, come dicono in Dune, la religione unisce i popoli. L'impero voleva creare una dottrina imperiale. Quindi, attraverso le accademie imperiali, mettere questa cultura militare e abbattere tutto il resto. Tant'è che si è cercato di distruggere la religione Jedi, ma tanti altri templi. Emilio, secondo te entro quando riusciremo a vedere un primo trailer sul nuovo film di Dune? Allora, Klaus, sulla mia pagina Facebook, che è bravissimo, tratta il blog Lore of Dune,
che parla della lore di Dune, per appunto attraverso l'enciclopedia di Dune, che è ormai introvabile. Lui ce l'ha fisicamente, è molto 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 competente, tant'è che chiedo spesso a lui consiglio. Giusto l'altro giorno sulla pagina Facebook Vean Bounce ha pubblicato un rumor che potremmo vedere il trailer di Dune il 20 di luglio, quindi tra 12 giorni. Ci spero anche perché voglio realizzare una live in cui parlo del trailer e portarvi altra gente competente di Dune. Vediamo che cosa ne esce, è il film che attendo di più, sono in ansia. Allora, mi hanno scritto: se ti piace The Mandalorian, ne ho parlato bene e accuratamente nella playlist The Mandalorian che è sul canale YouTube. Mi è piaciuto, sì, globalmente mi è piaciuto, meno quelle due o tre critiche che ho posto agli episodi centrali. Quindi, niente, cioè, speriamo nella seconda stagione, l'aspetto con veramente tanta, tanta gioia. Sono stato felice che l'abbiano annunciata. Secondo te nel nuovo film di Dune ci sarà l'imperatore Padishah Shaddam 4? Perché io ho controllato nel cast del film Elover? Perché io ho controllato nel cast del film e non c'è il suo interprete. Sì, Tommaso, non c'è. Non c'è quello, non c'è Fade Rauta. Ho il dubbio che non ci sia nella prima parte. Perché se sono fedeli al romanzo, in realtà, e non al film di David Lynch, Padishah è soltanto nominato e compare soltanto nel terzo atto, fisicamente. Quindi avrebbe senso vederlo nella seconda parte del film, dicembre 2021, se non sbaglio. Ciao Davide, allora, che cosa ne penso di Darth Maul e della sua storia? Molto bella, molto interessante, ma ritengo che il più grande errore di George Lucas, che poi ha cercato di rimediare con delle toppe, sia stato quello di farlo morire in episodio 1. Secondo me doveva rimanere vivo, essere il cattivo principale dei prequel. In questo modo avrebbe ucciso Qui-Gon Jinn. Nel secondo Dooku non sarebbe stato il cattivo, bensì il mentore di Qui-Gon, che quindi Obi-Wan ha perso il suo mentore e va a cercare ancora più il passato, a cercare una riconciliazione. Sarebbe stato interessante vedere un dialogo dal punto di vista di Dooku, dalla parte dei buoni, e Maul ancora l'avversario, mentre nel capitolo 3 vedere Obi-Wan che non uccide Maul, ma che lo fa Anakin, come fa esattamente con Dooku. Avrei preferito questo, invece c'è stato un tira e mezzo, un riprendilo. Non ho apprezzato per niente la soluzione in solo Star Wars Story di mostrarlo così, perché è vero, io che ho visto la serie animata, io che seguo tutto più o meno tutto i format secondari, sapevo la storia, ma chi segue soltanto la serie cinematografica lo credeva morto, tant'è che molti non capivano perché c'è Maul ambientato prima di episodio 1, ambientato dopo, e realmente Maul. Secondo me devono stare attenti quando mescolano così tanto gli spin-off. Puoi farlo di più con le serie televisive, perché sono comunque esterne, ma il filone cinematografico secondo me deve avere una sua indipendenza, così lo spettatore che giustamente vuole vedere, pagare il biglietto, vedere solo la serie cinematografica, sa tutte le cose principali. Perché in Rogue One ci sono delle truppe che nei film successivi non sono mai comparse? Perché è un altro pianeta, è pieno di truppe che non si sono mai viste, ma semplicemente perché lì siamo su Jedha, che è un pianeta con un certo clima, con un certo ambiente, con una certa organizzazione, perché c'è forte la resistenza di Su Guerrera, i partigiani di Su Guerrera, quindi sono anche armati in un certo modo. Vediamo altre truppe in altri pianeti, se ci avviciniamo magari in altri format all'orlo interno c'è un tipo di truppe con delle armature più pulite, orlo esterno altre, dipende da dove è ambientato. Stasera Brescia-Torino, che vinca il migliore? Scusa ma tifo Torino, non tifo il calcio, grazie per avermelo detto, ma nemmeno sapevo che giocasse il Brescia. Ammetto che non sono uno sportivo. Dunque è stato trattato male da Lucas? No, male no, lo ha dovuto tagliare. Si è accorto tardi di averlo introdotto praticamente da metà del secondo film, perché prima è solo accennato, ma poche cose, e nel terzo, con la spiegare la sottotrama dei pianeti scomparsi, del tradimento, non aveva più tempo, doveva concentrarsi su Anakin. Quindi ha tagliato tantissimo. Aveva anche un grande attore che lui aveva chiesto
di avere, l'avevo ottenuto. Purtroppo Dooku è una di quelle cose dei prequel, poteva essere resa meglio, molto meglio, come il rapporto tra Anakin e Obi-Wan. Ho iniziato finalmente a vedere The Clone Wars la settima stagione, soltanto i primi due episodi, perché Resistance, ragazzi, Resistance, non ce la facevo più. Resistance, la prima stagione, ancora l'ho vista. La seconda mi sono visto 5 episodi, ho fatto una fatica e alla fine quindi non sono più andato avanti. Vediamo, non credo di recuperarlo, a meno che un giorno, quando finiranno tutti quanti le stagioni, magari anche Resistance lo recupero. Per ora ho il dubbio, perché non mi sta piacendo molto. Per Clone Wars invece ho iniziato i primi due episodi e mezzo. Interessante, diciamo che rende delle cose che già sapevamo attraverso il Legacy o altri format, o comunque che canonicamente si sapevano, le hanno resi più papali. Mi è piaciuta abbastanza la Null Class, la Bad Batch, e mi ha ricordato Elo, il mio Elo preferito tra l'altro, che è Elo Reach. Mi ricordato un po' la squadra così particolare, c'è il cecchino, che era, se non sbaglio, Emil, il cecchino di Elo Reach. Mi ha ricordato un pochettino quella squadra, quindi gli Spartan. Interessante, andrò avanti, sicuramente con calma andrò avanti. Resistance è già finita, meglio, quindi ho fatto solo due stagioni e chiuso, non ne fanno altre? Allora a sto punto non lo guarderò. Non mi sta proprio piacendo la seconda stagione, non che la prima eccellesse, ma forse non è un format adatto a me.